problemi di viabilità e sicurezza pubblica al centro del consiglio itinerante della quinta municipalità di Catania, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo in via Arezzo, non molto distante dalla piscina comunale Enesima. Presente anche l'assessore Rosario D'Agata, la commissione viabilità e una tecnica che ha valutato le criticità della zona. Questa arteria, infatti, oltre a non avere la segnaletica orizzontale e verticale, è stata molto spesso teatro di incidenti, anche a causa dell'alta velocità delle autovetture che non rispettano, soprattutto la sera, i limiti imposti all'interno del centro abitato. I residenti già da tempo denunciavano questa situazione e adesso sperano che si possano avere delle risposte. Ogni volta che devo uscire dalla macchina, dal portone, faccio la croce sperando che vada bene, sia per il rientro, per uscire che per entrare. E sinceramente la problematica è molto seria, perché già ci sono stati dei precedenti in cui hanno ammazzato degli animali, mi hanno ammazzato il gatto e un cane. Altro problema è quello dell'incrocio tra via Borgese e Arezzo, che necessiterebbe di una mini rotonda, come anche suggerito dal consigliere di circoscrizione Giuseppe Nicotra, che da anni ha seguito questa battaglia. Qui bazzicano una quindicina, se non una ventina di cani, quindi chiaramente per gli utenti diventa un problema scendere in questo luogo particolarmente isolato e all'uscita di curva. Sostanzialmente vi è un rischio costante di incidenti, perché chi proviene da via Claudio Arezzo per andare in direzione piscina taglia costantemente la curva, e quindi chi proviene da via Borgese si rischia di ritrovarsi addosso le macchine. Chiediamo fortemente che per evitare, scongiurare sgradevoli incidenti, la messa in sicurezza con il rafforzamento della segnaletica verticale e la segnaletica orizzontale, e anche mettendo dei rallentatori. Il passo successivo sarà dunque quello di intervenire senza far passare troppo tempo, procedendo così alla riqualificazione della bretella viaria. Mi chiedo come mai sia sorta una strada con queste caratteristiche. Fra l'altro vi è una situazione che ben poteva essere, come dire, eliminata anteriormente, quando fu fatta questa strada, ma questi sono discorsi diversi. Noi ci troviamo di fronte ad un fatto compiuto, a una strada già realizzata, e sotto questo profilo cercheremo di intervenire con gli strumenti che il codice della strada consente, ma in ogni caso attenzioneremo, come è giusto che sia, la situazione, cercando di intervenire al più presto possibile.